I nostri telespettatori si avvicina alla via di Natale e di un Natale particolare ci parlerà oggi l'assessore al commercio e alla cultura del comune di Monza, l'assessore Massimiliano Longo. Ancora qualche giorno d'attesa e poi a Monza che cosa succederà? Buonasera a tutti. Si accenderà finalmente il Natale anche nella nostra città. Finalmente un vero mercatino di Natale. Il mercatino di Natale sarà in Piazza Carducci, i 16 alberi che sono presenti in Piazza Carducci saranno illuminati e finalmente ci saranno 30 casette di legno con merceologie varie, ma comunque che avranno come caratteristica il fatto di essere produzioni artigianali e spesso anche non direttamente legate a questo territorio. La casetta che preferisco citare e ricordare è la casetta che venderà prodotti tipici di Amatrice. È stata riorganizzata per il periodo natalizio, possiamo dire in tante piazze, la piazza delle o le vie, le vie del Babbo Natale, le vie del presepe. Avete scelto di sottolineare questa immagine cristiana della nostra tradizione. Ci spieghi meglio di che Giusto, cosa si tratta? assolutamente sì. In pratica ho voluto allargare il cerchio delle manifestazioni, cioè non ho voluto concentrare tutto solo ed esclusivamente nel centro della città, ma anche porre attenzione a delle zone che purtroppo stanno subendo, diciamo così, una desertificazione commerciale. Quindi parlo di zone anche molto vicine al centro, ma che purtroppo hanno subito tutti i problemi derivanti dalla crisi. Quindi via Mantegazza, via Zucchi, un pezzo di via Carlo Alberto, saranno animate e le ho definite insieme al gruppo di lavoro le vie di Babbo Natale. Quindi ci sarà la possibilità di farsi le foto in punti precisi che saranno prestabiliti, ci saranno delle cassette della posta per inviare le lettere a Babbo Natale, ci sarà un trenino che collegherà queste zone che ho indicato con il resto del centro storico, passerà anche nell'isola pedonale e ci saranno varie manifestazioni con un calendario che cercherà di coprire l'intero periodo delle feste. Proprio fabbrica del Natale. Assolutamente Ma sì. quanto è costata al comune di Monza tutto Ah, questo? naturalmente preme sottolineare a costo zero per i contribuenti. Sarebbe stato troppo facile fare un elenco di spese e poi per me assessore ancora più semplice firmare i pagamenti utilizzando le tasse dei cittadini. Il mio massimo impegno è stato utilizzare partner commerciali, è stato un impegno molto molto gravoso che mi ha permesso di garantire a tutti questi eventi l'accesso gratuito e, come ho detto, senza nessuna spesa per i cittadini. Devo essere molto sincero, è stato magari un po' difficile all'inizio. Perché presentare un progetto che non si è mai visto a Monza, voglio essere un po' presuntuoso, ma è la verità, non si è mai visto un così grande evento per il periodo di Natale che coinvolga la città, soprattutto il centro, ma anche tutta la città, dopo vi dirò il resto che è stato previsto. Ma il primo che mi ha dato massima fiducia è stato un gruppo bancario, non so se lo posso citare, quindi Allianz, anche durante la conferenza stampa l'ho sottolineato e da lì fortunatamente la strada è stata in discesa. Quando è arrivato a un certo punto è iniziata a girare la voce in città che io stavo organizzando tutta questa serie di eventi e questa illuminazione coordinata e tante sorprese che è iniziato col passaparola a girare in città, si sono presentati da me circa 10 commercianti del centro che hanno chiesto un appuntamento. Non vi nascondo che quando li ho incontrati pensavo venissero a presentare qualche problematica, qualche lamentela. Il commercio
a grosse difficoltà, magari volevano, pensavo che si volessero lamentare di qualcosa. In realtà, con grande sorpresa, mi hanno fatto presente che avevano scoperto, saputo quello che stavo organizzando, e oltre a volersi complimentare personalmente, si sono messi a mia disposizione dicendomi esplicitamente: lei ha pensato tutto questo, noi in che modo la possiamo aiutare concretamente? E dopo un attimo di esitazione io ho detto: io ho intenzione di illuminare l'arengario con delle pulizie. Assessore, ultima domanda. A Natale siamo tutti più buoni, così si dice. Il Comune di Monza ha voluto essere buono sia con le associazioni di volontariato, sia chi venendo a Monza troverà il parcheggio di Piazza Carducci occupato delle bancarelle. Certo. Che cosa avete pensato di fare? Allora, per quanto riguarda il volontariato, abbiamo soprannominato l'arengario della solidarietà. Volevo ovviare a un inconveniente che si è verificato per tanti anni a Monza, che chi arrivava per primo a prenotarsi gli spazi dell'arengario ne beneficiava e altri invece dovevano rinunciare. Per ovviare a ciò, o facendo un sopralluogo, ho individuato 8 zone dell'arengario dove saranno posizionati dei tavoli con delle tovaglie tutte uguali. Purtroppo tutto quello che ho organizzato è anche in maniera molto precisa, so di essere esageratamente preciso, però preferisco che sia tutto coordinato, quindi avranno delle tovaglie tutte uguali, però in questo modo riuscirò a dare spazio a tutte le associazioni di volontariato dal 1 di dicembre al 7 gennaio con 8 postazioni al giorno, e spero che in questo modo tutti ne potranno beneficiare. Per quanto riguarda il parcheggio di Piazza Carducci lo troveremo occupato da queste casette di legno, ma come ha detto il sindaco, il Comune di Monza cederà a Babbo Natale gli spazi del parcheggio antistante il Comune. Quindi tutti noi assessori, tutti noi chiederemo il parcheggio altrove per poter permettere a si recherà in centro di parcheggiare recuperando quegli stalli che saranno persi dal mercatino. Con l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e soprattutto uno splendido 2018. Grazie, noi ci vedremo settimana prossima invece per una nuova puntata di Incontri Ravvicinati.